Fare in casa queste brioche morbidissime sarà una vera soddisfazione. Prepararle è più facile di quanto pensi e puoi dare all'impasto la forma che vuoi. Preleva la bacca di vaniglia e mettila da parte. Grattugia la scorza di limone e tieni anche quella da parte. In una ciotola versa l'acqua e fai sciogliere il lievito. Aggiungi i tuorli e la vaniglia. Poi sbatti bene. Aggiungi la farina setacciata e il sale e inizi a impastare a mano. Clicca su iscriviti per non perdere altre ricette golose come questa. Quando avrai creato un panetto, aggiungi il burro morbido e continua a impastare, facendolo amalgamare bene. Trasferisci il panetto sul piano di lavoro e piegalo più volte su se stesso. Ora è il momento della lievitazione. Lascialo riposare in una ciotola coperta con un canovaccio per almeno 2 ore o fino al raddoppio. Guarda com'è cresciuto! Dividilo a metà, una parte ti servirà per creare le treccine. Dividi ancora l'impasto in filoncini abbastanza spessi. Per ognuno di questi incidi 3 tagli e inizia a intrecciare. Vedi? Devi ottenere una treccina così. Per l'altra metà di impasto ricava dei filoncini e semplicemente forma delle palline. Metti tutte le brioche su una teglia e lascia lievitare altri 30 minuti coprendole. Una spennellata di uovo e di zuccherini e dritte in forno a 180 gradi per 20 minuti. Sono pronte! Se vuoi, fai una spolverata di zucchero a velo e gusta le tue brioche dorate e morbidissime. Perfette per essere farcite come vuoi.